Certamente, quando è iniziata la stagione, pochi credevano che la Juventus avrebbe avuto una buona performance quest'anno, considerando i problemi affrontati l'anno scorso. Sono già trascorse 19 giornate della Serie A, e la Juventus è ancora in cima alla classifica, ma la situazione potrebbe essere molto migliore senza gli orrori dell'arbitraggio. Ci sono stati molti errori, tra varie scelte di campo. Lo stesso Gianluca Rocchi ha recentemente ammesso i gravi errori commessi dal VAR in questa Serie A. Un rapporto redatto da alcuni giornali italiani indica che sono stati commessi circa 8 gravi errori tra VAR e arbitraggio fino a questo momento. Degli 8 errori, la Juventus è stata una delle squadre più danneggiate, addirittura più della Inter, che ne ha tratto beneficio, come mostreremo ora. In una simulazione di classifica, si mostra come cambierebbe la classifica del nostro campionato senza gli errori dell'arbitraggio. Senza gli errori dell'arbitraggio, la Juventus sarebbe in testa al campionato con 47 punti, mentre l'Inter sarebbe al secondo posto con soli 45 punti. I tifosi della Juve sono indignati e con ragione, poiché il vero leader in punti non è al primo posto, tutto a causa di decisioni arbitrali e del VAR discutibili. L'aspettativa che il VAR eliminasse gli errori nel calcio non si sta realizzando, almeno in Italia.